Ciao ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93. Allora, siamo qui di nuovo su Call of Duty Ghost, giustamente, per la seconda puntata. Chissà cosa ci riserverà questo gioco. Ah, l'altra cosa che mi avete chiesto in molti è l'orario dell'evento che faremo di Black Ops 2. Anche se sto pensando di farlo anche di Ghost, ragazzi, non lo so. Ditemi voi se volete fare Black Ops 2 o Call of Duty Ghost. Ragazzi, comunque sia, l'evento sarà sabato 9 novembre più o meno 16.30, 16.30 al massimo 17. Ve lo scriverò giù in descrizione. Oltre a questo, ragazzi, spero che il gioco vi stia piacendo, perché a me sta piacendo tantissimo. Forse una piccola pecca che sto trovando su Call of Duty è che la massa di camper che c'erano su Black Ops 2 si sono trasferiti molta di questa su Ghost. Ragazzi, purtroppo io non so che altro fare. Io provo a ammazzarli. Ho preparato le mie tre armi, ragazzi. Ho preparato con questo uomo, questo Glasco. Allora, il Vector CRB, l'MTAR-X e la RX-160, ragazzi. Allora, il Vector e l'MTAR-X sono due armi che principalmente sono due mitragliette, ragazzi. Quindi sono molto efficaci dalla media distanza, dalla vicino a media distanza. Mentre la RX-160, ragazzi, è un fucile d'assalto che, diciamo, lo utilizzo principalmente per le mappe più grandi, come possono essere quelle su Dominio, dove bisogna presidiare delle zone. Quindi, ragazzi, questa è un'arma consigliatissima, io ve la consiglio perché, comunque sia, non costano poco, ci vogliono un sacco di punti, ragazzi. Come potete vedere, l'MTAR-X è l'ultima, costava 9 punti, e la stessa cosa vale per l'ARX, ragazzi, che è un fucile d'assalto che valeva, mi sa, 10 punti. Quindi, ragazzi, partiamo subito, andiamo con trova partita, standard, deathmatch a squadra, deathmatch a squadra, e partiamo subito. Eccoci ragazzi, siamo su Tremor. Userò la MTAR-X per farvi vedere un altro tipo di arma. Questa è molto bellina, ragazzi, molto efficace. Avete visto un pochettino il sistema di perk? Comunque sia, è molto bellina anche questa cosa. È tutto molto distribuito bene, a mio parere, perché sono abbastanza preparate, cioè su tutto quanto. Sono preparato su tutto quanto, anche sul fatto di avere armi con perk ottimi e anche, ovviamente, mirino. Vedete che io, esempio adesso, ragazzi, c'ho un freno di bocca sull'arma, un mirino laser, un mi sa un calcio, e l'arma infatti è perfetta, che anche se è una mitraglietta, ragazzi, ad esempio il freno di bocca fa in modo che la mia arma possa avere una gittata maggiore, e quindi anche con questa gittata maggiore ovviamente io posso spaccare il culo anche dalla distanza. No cazzo. Porca puttana, no! Ragazzi, boh, il gioco mi sta veramente piacendo tantissimo. Ovviamente faccio le minchate, queste sono le minchate. Il gioco veramente mi sta piacendo tantissimo, anche perché inizialmente ha avuto un problemino il server, però è stato risolto immediatamente con... Forse io ho detto, magari sarà perché ci stanno giocando veramente tante persone. Infatti ho guardato la sera stessa, giocavano più o meno 400-500.000 persone, ragazzi. Non è un numero da poco. Raga, veramente è un cazzo di... è un gioco che attira un sacco di gente, raga. Quindi è ovvio che molte persone vadano sul sicuro e si comprino Call of Duty piuttosto che Battlefield, raga. Io, ragazzi, ovviamente li compro entrambi, perché? Perché ve li voglio far vedere entrambi. È giusto che voi possiate capire qual è il gioco che è più adatto a voi, ragazzi. Perché io non ho problemi a comprarli, perché veramente io li spendo i soldi, ma lo faccio perché mi piace farvi vedere tutti i giochi possibili e immaginabili. Quelli che mi chiedete io ve li faccio vedere, ragazzi, non ho problemi. Quindi volevo comparare questi due giochi, che poi comunque sia li avrei presi a prescindere, perché Battlefield 4 mi sarei aspettato qualcosa di meglio, invece è una replica di Battlefield 3. Mentre Ghost sinceramente mi sta piacendo perché si è un po' rinnovato su tutto. Ma dai, cazzo di MS di merda! Quindi Ghost è rinnovato in confronto a... Prova a uscire, prova a uscirne. Non possiamo fallire. Ma cosa vuoi fare? Secondo me, quindi, ragazzi, Ghost è rinnovato un pochino in confronto al MW3 Black Ops 2. Come potete vedere, è molto più figo. Almeno a me diverte molto di più di prima. Anche più realistico, boh, devo essere sincero. Un cazzo, stronza! Un cazzo, anche se sei una donna non ti risparmio.
Satcom nemico localizzato. Siamo al Satcom, ragazzi. Adesso vedete questi UAV. Oh! Bastardo! Satcom alleato neutralizzato. Figlio di troia. Ma porca troia. Dai, ma ti abbassi! Quindi ragazzi, comunque se Call of Duty è migliorato, a mio parere, mi sta piacendo, mi sto divertendo. Ma cosa vuoi fare? Ma dai, sei un campre, evita! È Sungala? No, pensiamolo tra un po' il Satcom. Ragazzi, pensatelo in punti ben nascosti il Satcom, perché altrimenti ve lo distruggono gli avversari, siccome non è... Non è via aerea, via... Cioè, non vola, non è come l'UAV, ragazzi. È da una piattaforma, è comunque sia da appoggiare per terra. Lo possono distruggere molto più facilmente l'UAV. Ragazzi, se riesco ad arrivare alla ricompensa 5, quella dei cani, ve lo faccio vedere anche com'è il cane. Sto cazzo! Eccolo qui il cane, ragazzi. Adesso comparirà, spawna dal nulla. Pam! Eccolo qui, ragazzi, il mio cagnolino. Headshot, bitch. Come che perché? Ma perché sei distrutto? Sta arrivando la tragedia, ragazzi. Dai! Vai, cagnolino, attacca! Boh, ragazzi, a me sta piacendo veramente tanto. Adesso ho perso un pochettino la voce perché mi stavo girando di coglioni della... Fottuto Rex! Solo il mio può attaccare così, cattivo perso. Vai. Bello. Ovviamente ragazzi parto, arrivo a parete già finita, vabbè. Però avete visto ragazzi un pochettino, sto facendo un pochettino le puntate per farvi vedere un pochettino Call of Duty. Se riesco a farvi vedere mappe, più mappe possibili, questa cazzo di maschera la vorrei troppo, ragazzi. Guardate, 16-8 ragazzi, sono entrato a partita già iniziata e ho fatto 16-8, 3-12, vedete la mia squadra, muore un casino di volte. Io pian piano ragazzi sto migliorando, però è sempre questione di allenarsi, cioè allenarsi ragazzi, giocare, avere una squadra buona, perché ragazzi non avendo una squadra buona io raga non posso fare niente di speciale, non posso riuscire a vincere contro gli avversari. E niente ragazzi, comunque sì, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video. Dalla prossima incomincerò magari a fare due partite, come al solito, in tutti contro tutti. Proverò a fare il tutti contro tutti, perché devo ancora salire un pochettino, altrimenti mi concentrerò a fare un deathmatch a squadra, come al solito, magari con una mia squadra. E niente ragazzi, quindi vi ho già detto tutto, da Cure 93 è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao raga.